keep it from your thoughts. Picture all the things you loved and lost. It's enough to wreck your... Ciao ragazzi! Ciao, cos'è che... Danzi? Ballavo con la musichetta di un film porno che mi è messo su. Oddio, oggi è stato come vedere un film porno, ragazzi. Torino-Milan 0-7. Che goduria, ragazzi. Che goduria. Finalmente una vittoria che ci lascia tranquilli. Già al 55esimo eravamo lì a chiacchierare del più del meno, del senso della vita. E invece no, sì. Invece no. Domani vedrete che no, Steve... ero ancora lì sul 7-0. Cazzo! Era come una corda di violino anche sul 7-0. Mai e... passare la guardia, ragazzi. Ma sempre allerta, sempre allerta. No, dicevamo che con la differenza reti rischiavamo quasi di vincere lo scudetto, eh? Stava quasi succedendo. Bastavano quei 2-3 gol in più stasera. E... va bene, va bene. Allora dai, lascio a te l'onore di iniziare a parlare di questa partita, prego. Anche se in realtà secondo me è difficile parlare di questa partita. Conferma se sbaglio, cioè se sei d'accordo. Sì, è difficile, anche se insomma, ci si sente come essere stati alle terme, voglio dire, finalmente un po' di relax, finalmente dici mi guardo la partita per rilassarmi, non per andare a letto incazzato. No, per il resto insomma, non Torino che in realtà per una buona parte di partita era stato anche... nella gara... Secondo me fino al 3-0, dopo il 3-0 ha completamente mollato. Sì, esatto. Cioè... diciamo che fino a quando eravamo 2-0 comunque Torino almeno fisicamente provava a metterci in difficoltà, perché poi a livello qualitativo l'unica occasione l'hanno avuta su quel retropassaggio clamoroso che aveva fatto Çalhanoğlu. Però per il resto insomma poi hanno mollato e siamo andati in gol con diversi giocatori. Tra l'altro ci sono, dicevamo anche in live, partite dove... non entra neanche proprio a pagarla e partite dove Rebic segna di stinco, di coscia, di tutto, vabbè, importante comunque segnare. Assolutamente sì, ricapitolando i marcatori ragazzi, Teo Hernandez, bellissimo il primo gol, a incrociare, di cattiveria, ho visto proprio la cattiveria e la voglia di segnare, di vincere questa partita. Vero. Frank e sì sul rigore, anche qui ragazzi, io ero appena dato il rigore, ecco, ora lo sbaglio, invece no, il presidente mi ha smentito. 3-0, gol di Brahim Diaz, ovviamente ora in super fiducia. Poi gol ancora di Teo Hernandez, che poteva dargli in realtà, c'era libero Castiglieco, giusto? No, aspetta. Lo scavettino di Teo, il secondo. Ah sì, c'era lì. C'era Castiglieco. Così che dicevamo, cazzo dai, mi segna almeno uno. Invece. E invece no, niente. Su 7 gol, grande record di Casti che non è riuscito cazzo a metterla avanti. Però possiamo, vabbè, finisco di dire i marcatori. Ante Rebic, su assist di Krunic, Leao e Krunic, mentre gli altri assist sono stati forniti da Rebic, Kessi e Brahim Diaz. No, possiamo dire che, ora non per prendere in giro Castiglieco, però secondo me non è una casualità, nel senso è stato bravo a procurarsi rigore, semplicemente gli è franato uno addosso, c'era poco da dire, però diciamo è entrato nell'azione. Diciamo bravo. No, però secondo me è un po' la fotografia di quest'anno del Milan, dove sulla destra abbiamo sempre difficoltà a creare, ad essere pericolosi, tant'è che oggi se ci fai caso c'è stato un gol che è arrivato da quella parte? No, spesso e volentieri sinistra. Tutto sì, no, sinistra. Destra, lui fa la sua solita partita dove non gli si può dire nulla a livello di impegno, ha corso per tutta la partita, però 90 minuti è stato in campo e non è entrato neanche con un passaggino. Fa strano quello. Comunque no, ragazzi, strano, a parte tutto ovviamente, era una nota di colore, giusto per ridere. Parliamo di cose serie, ragazzi. Un'altra nota di colore. Vai. È il fatto che non si vinceva da 8 anni a Torino, mi sembra, e abbiamo vinto 7-0. Ho visto una statistica di Opta Paolo che diceva che... il Milan ha vinto 15 trasferte in questo campionato, eguagliando il record di successi esterni in Serie A in una singola stagione dell'Inter 2006-2007. E un'altra nota di colore che riguarda anche qui l'Inter è che il Milan ha segnato 6 reti in una trasferta di Serie A per la prima volta. Che senso 6? Era 6 al derby, no?
Sì. Sì, 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 nel senso che non succedeva da allora, quindi questa volta abbiamo superato anche quel record, intendevo dire questo. Ah, ok, ok. E niente, quindi aspetta, per la prima volta a maggio 2001 contro l'Inter in casa del Torino, per la seconda volta la sua storia nel 51. Vabbè, comunque. Al di là di questo, ragazzi, parliamo di classifica, che è la cosa che ci interessa di più, visto che l'obiettivo, come sapete, è sempre sempre solo sentire la musichetta al collo diventa tutto turgido. È un capezzolo, è un collo. Beh, non ti si può inturgidire anche il collo, non ho capito. Sì, a me sì. E quindi, ragazzi, Atalanta che ha vinto 75, Milan che ha vinto 75, Napoli che ha vinto ieri 73, Juventus 72. Quindi diciamo che al Milan se mancavano 6 punti su 3 partite, adesso ne mancano 3 su 2. Quindi speriamo che qualche gollettino se lo siano tenuti anche per la partita interna col Cagliari. È quell'interna che mi fa paura, sinceramente. Non so cosa ne pensi. Sicuramente per tradizione quest'anno, però... Boh, come dicevamo prima, già col Benevento in casa si era visto comunque un buon Milan. E poi manca quella, cioè quella è la finale ormai. Quindi insomma, speriamo che non saremo lì a dire ma potevamo tenerci un golletto di quei 7. Speriamo che non accada, ecco. E come dicevamo prima in live, molti dicevano ora l'Inter sicuro che va lì a perdere. Ragazzi, noi dobbiamo essere così bravi da vincere col Cagliari, così poi la Juve può fare quello che vuole, l'Inter può fare quello. Non dobbiamo dire grazie all'Inter, ci manca solo questo, ragazzi. Già quest'anno ci hanno preso per il culo come se non ci fosse un domani, giustamente, perché quando sei su è giusto prendere per il culo. Ci manca solo che dobbiamo dirgli grazie, ecco. Quindi facciamo la nostra partita, vinciamo questa partita col Cagliari, perché comunque è un Cagliari che, ok, sta lottando per la Serie B, ma obiettivamente, ragazzi, il Cagliari ha più 5 dal Benevento, poi c'è anche Spezia e Torino che sono a pari punti, quindi Torino con una partita in meno, però insomma dovrebbe esserci proprio un tracollo del Cagliari, dello Spezia ed un miracolo del Benevento affinché insomma il Cagliari vada in Serie B. Quindi sì, secondo me il grosso il Cagliari l'ha fatto nelle ultime 3-4 partite. Quindi non dico che verrà a Milano a farsi una passeggiata, però... Non pronunciare. Sto parlando sin troppo. Io direi anche di chiudere qui. Taglia. Ciao. Grazie mille, Stefano. Ricordiamo che è uscito il tuo album, Superio. Ricordiamolo su tutte le piattaforme digitali. Steve Red, Superio. Date ad ascoltarlo, taggatemi, vi riposto nelle stories. E uscirà anche un video breve. Va bene, grazie mille. Ciao ragazzi. Ciao, grazie a te. Ciao. A tutti.